mi ha comunicato che per quanto riguarda la partita domani non ero in formazione, quindi è solamente una scelta tecnica e basta. Chi l'ha visto? Continua la ricerca delle persone scomparse. Anche se speravo che eventualmente la notte potesse portarmi... Noi dobbiamo uscire con un forte e trasparente rilancio. Allora, siamo arrivati al momento delle bombe di Mosca. Sarebbe gravissimo che il capo dello Stato abbia gettato queste ombre oscure e minacciose su 50 anni della vita del nostro paese, non avendo nessuna prova e non conoscendo nessun fatto. Attenzione, Reina, un buon tiratore, bomba! Los dos son sin problemas. È un problema, mica stiamo discutendo di una cosa banale. Certamente. Come si possono perpetrare questi delitti impunemente? Ma voglio dire, ma non è questione di regolamenti. Aldo, quando si vedono i falli contro Aldo, per un caffè. I tecnici, e quindi noi stiamo formando dei giovani che a poco diventano dei professionisti. Una televisione deve diventare con calma. Diciamo che è un bambino piccolo e che avrà tutte le nostre cure per diventare grande. Vorrei riaprire l'appunto con un altro applauso, ancora più robusto, ancora più giustificato, alla magnifica nostra squadra nazionale. L'Italia azzurra, dopo i campioni del mondo dell'Argentina, domati e battuti, ha sconfitto il Brasile, che era unanimemente considerata la grande favorita del mondiale, e ha spedito la Polonia alla finale per il terzo e quarto posto in programma domani sera. È stato un crescendo entusiasmante del calcio italiano che cercheremo appunto di rivivere questa sera, riaprendo la serie del processo ai mondiali. Diamo dunque subito vita a questa nostra trasmissione, a questo nostro processo mondiale. È pericoloso cadere nella retorica. Mi spiace che non gli posso rispondere perché è già sparito per l'Eurovisione. Sorriso, eppure non sono cattivo. Non sono cattivo se qui... Che bella scarpa, ragazzi, me le fate vedere? Queste qui? Guarda che belle. Eh? Fatte apposta per me. Sono le tue scarpe ideate che usare al mondiale? Sì, sono ideate dalla Vasport e firmate da me. No, scusa, parliamo delle mie anche. Allacciatura nuova, suola nuova, con il sistema anti-shock. Veramente bella. Allora, molto interessante questo nuovo sistema di allacciatura. Daniele, ma non le usavi anche te le Vasport? Sì, anch'io le usavo. E sin dal 1920 la Vasport fa scarpe per grandi campioni, perciò se usi una Vasport può entrare nella storia del campionato italiano. Ciao, vi devo. Lei sa cosa vogliamo tutti sapere, martedì o mercoledì ci sarà questo incontro tra lei e Capello. Io la conosco, no, lei è una persona che programma. Napoletana e riteniamo nemmeno a sproposito. Napoli, lo sappiamo tutti, vede in Maradona il campione che ha fatto questa città grande. E il fatto che proprio a Maradona molti sportivi italiani abbiano riservato il trattamento che gli hanno riservato ha creato del malumore. Ma tutto qui, niente di più, per cui questa sera dal San Paolo il coro sarà unanime. È chiaro, nessuno si aspetti qualche fischio per Maradona, perché Maradona rimane il re di Napoli dopo l'Italia, ovviamente. E allora il microfono al principe di Napoli, Gigi Necco. Aspetta un attimo, sì, Cabrini ha chiamato a carabinieri e polizia. Confermato che l'inizio dell'evasione alle 17.25 erano le ultime battute di un processo in corso all'interno dell'aula bunker, sono riusciti a dileguarsi poi utilizzando questo cunicolo. E poi rubando. Di tranquillizzare e di essere un ragazzo molto, molto sereno e poi di non creare più nervosismo, però si può anche controllare il nervosismo. Questi ultimi tempi, sì, anche se è difficile in questo mondo. Io ci credo al destino. Se il Dio vuole, a così facciamo. Baggio, baggio.
Baggio, Baggio, finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio, grandissima impresa. Scusate, non abbiamo fatto in tempo a montare i due gol. E c'è, attenzione, attenzione, Roberto Baggio. Grazie Roberto, vieni qua. Portiere della Nazionale alla vigilia di Italia-Portogallo. Una bella donna magari come Alba Parietti o l'intervista con Galeazzi alla fine con la Coppa del Mondo in mano? Penso che quella seconda, la seconda sarebbe molto molto meglio. Quindi dici no Alba Parietti? No, ce ne sono tante altre belle donne. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Spassionatamente. Senti un po'. Ci do una scaldatina. A me mi pare giusto. Un po'? Dalle nostre parti diciamo. Femmina piccante, pigliala per amante. Femmina cuciniera, pigliala per mogliera. Hai capito? È proprio buono. Un po' di relax. È stata una cosa veramente disgustosa. Dico che sono maschilista. Vabbè, ma allora... Però, allora, che cos'è il discorso? Se i soldi riesco io... Senta, ma perché lei vuole essere maschilista? Perché si sente più importante? Piace essere... Quando lavoravi a tra colleghi, appunto. Ma no, non riveliamo queste cose ma in pubblico. No? Ah, quindi voi vi conoscete da molto tempo? Sì, ah, ma voi, certo. Forse da troppo. Addirittura. No, chiudere. Scusate, scade il satellite, quindi il satellite ci sta lasciando... Il Polo invece punta sul Quirinale. Il Polo non fa retromarcia rispetto a ciò che ha annunciato ieri. Vi elenco senza perdere tempo i personaggi e i fatti di cui discuteremo subito in questa 16ª puntata del processo ai mondiali. Capirete che non avete scelta, dovete restare con noi. Sei un mito, sei un mito per me. Alicia Redel, Daniela Scarso, Carla Spagnuolo, Elda Tessore, Teresa Zaccaria, Valeria Zagolin, Brunella Tocci, Paolina Lamberti Mattioli, Arduino Agnelli, Guaita, Neazza, Schiavio, Ferrari, Orsi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Monzeglio, Allemandi, Combi, il commissario tecnico Pozzo, i portieri di riserva Cavanna e Masetti, Rosetta, Caligari. Sono presenti in tribuna gli ambasciatori di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria che stanno seguendo questo dibattito e volevo... Chi se ne frega, insomma, questo è il concetto. No, no, chi se ne frega, no, avrebbe pianto il morto a lungo. Non gli piacciono le lagne, signora, le lagne non gli piacciono? Non le piacciono le lagne? Noi non possiamo immaginare di sostituire il voto. No, da quale pianeta? Cioè, ti parli di calcio a zona per quanto riguarda Maldini, la difesa in linea. Ma e guarda tre punte, che Giancarlo, quando il suo impianto che, di gioco, guarda le sue che i giocatori lo conoscono, la sua storia sono totalmente diverse. Ma lo so benissimo, cioè, ma questo è un campionato del mondo nel quale devi cercare di fare di tutto. Questo è un campionato, Giancarlo. Guarda che luna, guarda che mare. Io questa sera senza te dovrò restare. Abbiamo interrotto la luna di miele di questi due fidanzatini all'italiana, Fini e l'onorevole D'Alema. Mi spiace per loro, ieri sembrarono essere lacrimenti. Era saltato il loro bipolarismo e non l'idea bipolare che abbiamo noi. Quando guardava la cuffietta. Un po'
di relax di una mezz'ora sarebbe più utile alla maggioranza che all'opposizione. Zio è sempre pronto, lo sapevamo, è venuto al Mondiale non per fare una vacanza ma anche per essere pronto. Questa decisione, che non condivido, costituisce un vulnus. Tripudio del pubblico, con la gente italiana, abbiamo visto personalità, abbiamo visto spettatori umili venuti da ogni parte d'Italia gridare a gran voce Baggio, 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 vogliamo Baggio. Nessuno lo confessa, ma molti hanno un problema di igiene quando devono bere il caffè al bar. La tazzina sarà perfettamente sterilizzata? Ci saranno tracce di rossetto? Li ha bloccato a centro con questa tenaglia Costa Curta Maldini, li ha aggirati ai lati con i terzini Musso e Benarrivo e l'ha fulminati con Roberto Baggio, questo grande, inimitabile giocatore. È stato molto criticato Roberto Baggio. Domani, senza Maurizio Mosca e Biscaglia. Provvisoriamente, finta, soltanto per tre giorni, esatto, per far largo alla programmazione. Voglio ricordare, perché è importante. Panoramiche.